Prima di darvi la benedizione, voglio avvisarvi di una cosa importante. Io controllo quotidianamente sui mezzi di informazione le notizie sull'andamento del contagio. I dati che ci riferiscono la Regione Lombardia praticamente ci fanno capire che qui nella zona il nostro paese Cocchio Trevisago è in testa al numero di contagi, visto che abbiamo superato il numero 100. Siamo più avanti anche di Laveno Mombello, che è a quota 90. Questo sappiamo è dovuto a che cosa? È dovuto al fatto che noi abbiamo qui la Sacra Famiglia, che come tutte queste strutture, non penso che dipenda da incuria o irresponsabilità, è chiaro che queste strutture sono più a rischio e sono più portate a diventare un focolaio. Ecco, l'Istituto Sacra Famiglia, attraverso il sindaco, ha chiesto a noi parrocchia di mettere a disposizione degli alloggi per chi? Per il personale che sta lavorando sodo, sta rischiando e si sta prodigando per curare tutti gli ammalati. Il personale sanitario sono gli infermieri, gli ASA, gli OS, eccetera, che lavorano, vuol dire che sono negativi al tampone, quindi non hanno per ora contratto il virus. Speriamo che non lo contraggano mai. Se l'avessero contratto, se fossero risultati positivi, sarebbero a casa a curarsi. Solo che queste persone che stanno lavorando in prima linea devono essere messe in sicurezza, o meglio, le loro famiglie devono essere messe in sicurezza. Non possono lavorare in questi reparti e poi tornare a casa e fare la vita normale di famiglia. Quindi l'Istituto Sacra Famiglia chiede a noi parrocchia, attraverso il sindaco, cioè il sindaco che mi ha chiesto, ma sollecitato dall'Istituto Sacra Famiglia, mi ha chiesto di mettere a disposizione degli alloggi dove questo personale può, finito il lavoro, andare a riposarsi, a lavarsi, a mangiare. Allora, io ho già informato il Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari Economici, stiamo ragionando su questa questione e prestissimo, quindi entro poche ore, daremo una risposta. Io sono convinto che non possiamo sottrarci a un impegno così importante che viene chiesto per una struttura così importante che è presente nel nostro territorio. Noi siamo una chiesa che si interessa delle cose, che non siamo una chiesa che fugge spaventata, ma una chiesa piena di fermezza come gli apostoli abbiamo sentito nella prima lettura. Quindi daremo certamente una risposta positiva, adesso valuteremo dove, in che modo, con quali garanzie e con quali norme di sicurezza per comunque salvaguardare anche noi.